Buonasera, gentile signore e gentili signori, benvenuti e benvenute a Sotto il cielo di Dante, incontro letterario, a cura della Presidenza del Consiglio Comunale. Vi porgo i saluti dell'amministrazione comunale, di tutto il Consiglio Comunale e del sindaco dottor Massimo Tiberini, che non è qui presente stasera per impegni pregressi. Nel settecentenario della morte del sommo poeta, l'amministrazione comunale, sulla scia di quella precedente, ha organizzato una serie di incontri per celebrare appunto la figura del poeta. I primi inseriti all'interno del Festival D'Annunziano dell'estate scorsa e l'ultimo, a conclusione dell'anno, questa sera, che vede due prestigiosi relatori. Il professor Mirko Menna e il professor Gianni Oliva. Mirko Menna è docente di materie letterarie presso l'Istituto di Istruzione Superiore Enrico Mattei di Vasto. Dopo il dottorato ha insegnato presso l'Università di Salamanca, in Spagna. Ha svolto 12 anni di attività di ricerca sulla letteratura dell'Otto-Novecento, da Rossetti a Manzoni, da Silone a Borgese, ed è autore di diversi volumi. Al Candido Fratello, Carteggio d'Annunzio Annibale Tenneroni, edito da Carabba nel 2007, Vite vissute di Gabriele D'Annunzio, sempre edito da Carabba 2009, e Carteggio d'Annunzio Brewers Carabba 2011. Come responsabile eventi e della biblioteca digitale del Centro Europeo di Studi Rossettiani, ha curato con Gianni Oliva I Rossetti e l'Italia nel 2009, Album Rossetti, Storia di una famiglia nel 2010 e Dante e Rossetti nel 2015. Gianni Oliva, dopo aver insegnato nella Facoltà di Lettere dell'Università di Perugia e in quella di Magistero dell'Università La Sapienza di Roma, è dal 1987 professore ordinario di letteratura italiana nell'Università Gabriele D'Annunzio di Chia di Pescara e decano dell'Ateneo. Ha tenuto corsi e seminari in varie università europee e statunitensi, Paris Sorbonne, Oxford, Yale ed Harvard. Inoltre è uno dei maggiori sostenitori della geostoria culturale, ossia del rapporto tra spazio e tempo nelle manifestazioni letterarie ed artistiche. Molte energie ha dedicato all'Ottocento italiano ed europeo, Verga, Capuana e Rossetti, di cui è considerato tra i maggiori specialisti e, in particolare, a D'Annunzio, di cui, tra l'altro, ha curato l'opera omnia in 11 volumi e varie edizioni singole. Allievo di Silvio Pasquazzi, si è formato nell'ambito degli studi romani dell'Enciclopedia Italiana con Umberto Bosco e Giorgio Petrocchi, dai quali ha derivato i suoi interessi danteschi e medievali, apprezzato da studiosi del livello di Jacques Le Goff, Mario Prats ed Ettore Paratore. Sono molto ansiosa di ascoltarli, come credo anche voi, e quindi prego, professori. Grazie mille alla professoressa Federica Di Giuseppe. Per me è un'emozione particolare parlare in questi termini di Federica, perché sapete bene l'amicizia che ci lega e soprattutto l'emozione che mi lega a questo posto, questo come cinema, come teatro comunale. Per me è il cinema perché è stato anche il luogo della mia infanzia, insomma, dove ho trascorso tanti pomeriggi, tante domeniche con mio padre, insomma. Quindi scusate anche l'emozione della situazione, ma penso che la capirete. E poi c'è l'emozione di rivedere, ecco, tante facce conosciute dei miei studi qua a casa, al liceo classico, insomma, professoressa Di Cora, professoressa De Paola, no, De Paola, vedete l'emozione, insomma, e quindi c'è l'emozione di rivedere tante facce, volti noti, quindi è un po' difficile parlare di Dante e di D'Annunzio in questa sede, però lo faccio volentieri al primo invito che mi ha fatto Federica Di Giuseppe, quindi lo faccio, l'abbiamo accolto io e il professor Oliva, perché nasce questa idea da un convegno d'Annunziano, di un convegno internazionale che si è tenuto poco tempo fa, un mesetto fa, giusto, no? A Pescara, e in cui, dedicato appunto al settecentenario del dantesco, in cui appunto il Centro Studi D'Annunziani ha raccolto i maggiori d'annunzisti in Italia e in Europa che hanno parlato del rapporto con Dante.
La partecipazione dell'Università d'Annunzio a questo è stata in quella e nei termini che il laboratorio della D'Annunzio ha fornito a questi studi, perché esistono, noi sappiamo che esistono i laboratori di ricerca scientifica sui settori scientifici, grazie a Dio che esistono appunto adesso, soprattutto in tempi di Covid, ma esistono anche dei laboratori di ricerca che si occupano di filologia e di letteratura. Il professor Oliva è stato uno dei fondatori del laboratorio della D'Annunzio di epistolografia d'annunziana, memorialistica d'annunziana e studi d'annunziani, perché quello che è uscito, che è stato partorito dall'Università d'Annunzio negli ultimi 20 anni, è uscito da professor Oliva e dai suoi collaboratori, tanti, non sto qui a citarli, Mario Cimini, il professor Lombardinilo, Antonella Di Nallo, insomma tantissimi studiosi che si sono occupati in vari modi di D'Annunzio. Qua il suo rapporto con Dante, il titolo che ho dato al mio intervento e se poteva sembrare in un certo senso così un titolo un po' accattivante, no? Gabriele degli Alighieri. In realtà è una citazione di un famoso passo d'Annunziano, neanche tanto famoso, sbaglio a dire famoso, perché è un passo un po' nascosto, e che appunto al convegno d'Annunziano, devo dire, ha riscosso anche molta curiosità, perché in un libro di D'Annunzio del 1935, il libro segreto, appunto vorrei arrivare a ripercorrere un po' alcune tappe fondamentali delle opere di D'Annunzio, della memorialistica, dell'opera in prosa, per capire come si arriva al rapporto di D'Annunzio e Dante e perché lui si definisca alla fine, insomma, come Gabriele degli Alighieri e arrivi a questa considerazione di se stesso. Forse una delle slide da cui dobbiamo partire, non so se si riesce a leggere, però ve la leggo io perché è molto breve, è una considerazione fatta dall'Annunzio del 1924 sulla Divina Commedia, sul fatto che gli era stato chiesto più e più volte, perché era sua intenzione, perché l'aveva manifestato a giornalisti, intervistatori e critici, di scrivere una biografia dantesca. La biografia dantesca, sapete che è un'opera colossale, perché l'interesse di D'Annunzio a scrivere una biografia? E D'Annunzio, in un passo delle Faville del Maglio, che è un'opera del 24, appunto una raccolta di articoli per il Corriere della Sera, poi raccolta come opera unica, scrive: la commedia è un'imperscrutabile musica e Dante è un onnipresente mito. Imperscrutabile musica, onnipresente mito, sono due fil rouge che ci legheranno in questo intervento, perché servono a ripetere il concetto che aveva Dante e dell'opera di Dante, della commedia, e del rapporto suo con Dante. E una delle frasi più celebri, queste di D'Annunzio, da cui partire per questo discorso. Io ho approfondito poi l'aspetto anche biografico, cioè come era arrivato D'Annunzio a avere questa considerazione di una biografia d'annunziana, dantesca, scusate, perché Olschi gliel'aveva chiesto un editore di Firenze nel 1911 in occasione delle celebrazioni, anche lì, fiorentine, dantesche nazionali per il Sommo Poeta. E D'Annunzio aveva cominciato come sempre a imbastire il discorso, poi come sempre voleva degli anticipi di soldi, lo farà, ne otterrà questi anticipi di soldi, però poi non si vede niente, non scrive niente. Aveva fatto quella che doveva essere una prefazione per l'edizione più importante e poi non la porterà a termine. Quindi rimane un po' nel limbo, nelle sue idee, nella sua mente, questo fatto di scrivere una biografia dantesca. Prima di addentrarci in questo, però, io vorrei capire anche il concetto di biografia d'annunziana, perché è quello di cui mi sono occupato negli ultimi anni, in particolare dai carteggi e poi da un libro che ho scritto nel 2009 che si chiama Vite vissute di Gabriele D'Annunzio. Non so se riusciamo ad andare avanti, Andrea. Ecco, io ho scritto Dal vivere inimitabile alle vite vissute.
Su D'Annunzio pesa sempre questo pregiudizio, perché è un pregiudizio, possiamo sfatarlo forse definitivamente adesso alla luce dei tanti studi e delle tante ricerche che ci sono, del vivere inimitabile, cioè sul fatto che di D'Annunzio si è sempre guardato il gesto e pochissimo si è guardato il testo. E si era arrivati finalmente alla convinzione, dopo anni di studi portati avanti dal professor Oliva e anche dal professor Gibellini, che di far ritornare, di fare questo ritorno al testo, dal gesto al testo. Cioè, D'Annunzio si è sempre discusso il suo lato politico, il suo lato privato, il grande amatore di donne, il suo lato di pubblicitario, il suo lato esteriore. Però poi chi avesse letto sinceramente o concretamente l'opera di D'Annunzio erano in pochi. Purtroppo dobbiamo registrare ancora oggi, leggiamo su alcune presentazioni di libri, ho letto stamattina, mi è arrivato l'invito a Pescara di un libro di D'Antologi e D'Annunziologi, cioè cose un po' veramente strane oramai succedono nel mondo dell'editoria, però che dobbiamo fare? Prendiamo anche questo, cioè, è anche un po' l'indice dei tempi che cambiano. Ma torniamo al discorso del vivere inimitabile, e sì, è stato un vivere inimitabile, l'ha detto lui stesso, di se stesso, perché è stato, ma è stato... Io il titolo che avevo messo, Vite vissute, mi era piaciuto perché di D'Annunzio ho scoperto e abbiamo scoperto insieme tante vite parallele. Studiare D'Annunzio è entrare in un universo con degli universi paralleli, un macrocosmo con tanti microcosmi. Cioè è difficile soffermarsi solo su un aspetto, che può essere quello politico, quello amoroso, quello solo letterario, quello del poeta, quello del drammaturgo. Cioè, ci sono veramente tanti di quegli aspetti che si fa fatica poi a avere una visione totale. Quello che ci aiuta tante volte è ricostruire non solo il testo e a approcciarsi filologicamente al testo, ma anche il contesto, cioè quello che c'è attorno, cioè capire che cosa pensavano gli uomini attorno a D'Annunzio, di D'Annunzio. E allora ecco perché lo studio delle lettere, delle missive praticamente, dell'epistolografia, perché ci aiutava a capire che cosa pensavano di lui gli uomini del suo tempo che scrivevano a lui, con cui lui aveva fitte corrispondenze. Io in particolare mi sono occupato di due carteggi, uno in particolare, quello con Annibale Tenneroni, è una miniera inesauribile di notizie, perché ci porta ad esaminare tanti di quegli aspetti. Annibale Tenneroni era il bibliotecario a cui D'Annunzio affidava la richiesta di tutti i libri di cui lui aveva bisogno per studiare, per scrivere un'opera, ed era anche il protettore o anche chi faceva il professore che faceva ripetizione ai figli, che li teneva i figli lontani da lui, i figli stavano a Roma o messi in altri collegi. Annibale Tenneroni correva al posto suo per vedere come stavano i figli. D'Annunzio delegava a lui anche questo, quindi pensate che rapporto stretto potevano avere. O anche rapporto con le donne, D'Annunzio tante volte mandava lui per ambascerie varie a chiedere favori o prestiti di soldi. Molte volte era l'intercessore, ma non era solo il suo questo, era soprattutto l'uomo a cui lui rivolgeva richieste specifiche di consulenze librarie, perché lavorava alla Biblioteca Nazionale di Roma, era un bibliotecario che aveva accesso a tanti manoscritti e a tanti libri che potevano essere utili per i suoi studi. E appunto in questo libro ho raccolto tante di quelle informazioni nel carteggio D'Annunzio sul vivere inimitabile, mentre le vite vissute mi sono servite per conoscere tanti dei pensieri che si accavallavano sui anche stereotipi e pregiudizi d'annunziani. Uno dei tanti pregiudizi che D'Annunzio ha cavalcato, e lui stesso dice, me lo dice sempre con quella sua falsa immodestia, perché era un immodesto, nel senso che non risparmiava a nessuno il suo essere, il suo ego, era quello di dire, dopo la poesia di Dante, dopo 200 versi e D'Annunzio, cioè dopo Dante ci sono io. E questa è una frase, la poesia italiana comincia con 200 versi di Dante e dopo un lungo intervallo continua in me.
che, insomma, detta così, potete immaginare tutte le antipatie che si era tirato attorno di tutti quanti, compresi i suoi colleghi e i suoi poeti contemporanei a lui, che lo vedevano, continuavano a vedere come l'antipatico di turno che faceva solo mostra di sé. Ma tra i tanti documenti che si trovano, D'Annunzio ripete questa cosa qui, anche perché era arrabbiato con molta critica. Per esempio, c'è una lettera, non so, ecco, questi sono altri elementi, altri aneddoti che mi aiutano a ricostruire questo aspetto. Tipo, per esempio, non era solo lui che lo diceva questo. Tissot, che era un articolista per Le Figaro, un giornalista, Ernest Tissot, nel 1908 raccontava di D'Annunzio come il novello Dante che veniva da Pescara a Parigi, e quindi insiste su questo aspetto. Oppure un giornale del Caffaro di Genova insiste su una seduta, pubblica un articolo in cui in casa dei Marchesi Origo stavano facendo una seduta spiritica, allora sapete nel clima dello spiritismo di prima Novecento, insomma, facevano una seduta spiritica e avevano evocato uno spirito magno che potesse essere Dante. E Dante aveva indicato come D'Annunzio il suo prosecutore. Cose del genere, erano gli stessi giornali che avallavano queste voci, perché faceva gola a tutti, era una strategia di comunicazione e marketing culturale che allora faceva gola. Le lettere, abbiamo detto, no? Questa lettera qui parla, dice Tenneroni, che scrive a D'Annunzio, dice: beati i posteri che non avranno lo sterpaio di pregiudizi che impedisca loro di proclamarti il più grande poeta con Dante e per Dante. Erano gli stessi corrispondenti D'Annunzio che avallavano quella sua frase, perché era il contesto, come ripeto, che ripeteva o amplificava il testo. Questa che ho chiamato quindi una strategia mitopoietica per arrivare alle mitobiografie d'Annunziane. Questo era un passaggio necessario per arrivare a capire quindi appunto come si approccia Dante, D'Annunzio a Dante. Questa è invece una lettera che D'Annunzio scrive a Mondadori e vi fa capire il tono che aveva riguardo a questo aspetto. Me la devo leggere perché è breve ma intensa nei suoi significati. Mio caro Arnoldo, Mondadori era l'editore, oramai diventato l'editore storico di D'Annunzio, siamo nel 34, quindi gli ultimi anni di vita di D'Annunzio, e muore nel 38. Ti ho già telegrafato il mio parere sull'antologia. Era stata pubblicata un'antologia delle sue opere a cura di Francesco Flora, quindi non l'ultimo arrivato, certo, per Mondadori. E dice: la scelta è acuta, cioè aveva scelto dei brani acuti delle Laudi. Il commento è sottile. Qua e là il commentatore cede alla meschinità di criticoni e criticonsoli, notando certe derivazioni vane, specie quelle dantesche, e paragonando alcuna miamiera a certe aberrazioni e infatuazioni addirittura all'arte moderna, perfino all'impressionismo. Bisogna finalmente avere il coraggio di dichiarare quel che sarà la credenza dei Venturi. Io imitatore? Inimitabile. La mia arte della parola supera quella degli scrittori di ogni linguaggio e di ogni tempo. Questa sovranità è tanto palese che riconoscerla è ormai un luogo comune. E la mia originalità è accecante. Ho paura delle parole nel pollaio letterario. Lui si autoproclamava il successore di Dante anche con Mondadori, proprio perché era un contesto che gli avallava questo giudizio. A ridimensionare un po' queste ambizioni arrivò addirittura questo signore qui, che tutti potete riconoscere qua, è Umberto Saba, cioè poeta della generazione successiva a D'Annunzio. Umberto Saba, un pomeriggio, amico di Gabriellino D'Annunzio, del figlio, riesce a Inversiglia, siamo nel 1903-1904, quindi il periodo di splendore delle Laudi d'Annunziane, e riesce a intrufolarsi nella villa
Inversita che aveva D'Annunzio, e a trovarsi di fronte questo monumento che lui racconta di questo bianco immacolato signore, lo chiamava così perché era vestito con una tunica bianca lunga in piena estate, e c'ha questa memoria fissa, stabile, che lui riproporrà solo a diversi anni dopo. Siamo nel 1946 quando lo pubblica sul Corriere della Sera. E in quell'articolo, quindi dopo la morte di D'Annunzio, lo pubblica, dice: abbiamo parlato di che cosa? Di solo brevi accenni sulla letteratura italiana. E disse male del Carducci, un po' meno del Pascoli. Disse che l'Italia aveva avuti prima di lui tre soli poeti: Dante, Petrarca e Leopardi. Gli altri non erano stati che chitarristi. Cioè, anche qui il giudizio, vedete, si sta allargando, non è più solo dopo Dante D'Annunzio, Petrarca, Leopardi, non il Carducci, no, Pascoli, e adesso vediamo perché Pascoli, e gli altri chitarristi. Insomma, e questo è il ricordo che ci fa Saba, per esempio. Perché Pascoli l'ho messa nella triade, nel trittico D'Annunzio, Dante e Pascoli? Perché Pascoli sarà un costante punto di riferimento della vita di D'Annunzio, è inutile dirlo. Si chiameranno fratel maggiore e fratel minore nelle lettere amorevoli che si scambiavano. Quando arriveranno a litigare si chiameranno in maniera molto diversa, perché ci sarà una lite furibonda fra di loro, perché questo è uno dei motivi della lite fra Pascoli e D'Annunzio. Sarà in un certo senso l'invidia, vero professore? L'invidia di Pascoli un po', a quel fatto della lettura dantesca, perché quello che legava Dante a D'Annunzio, e quando farà la lettura dantesca nel 1900 a Firenze, sarà chiamato lui e non Pascoli. Pascoli era convinto di essere lui lo studioso, perché aveva scritto appunto La Minerva Oscura, aveva scritto delle opere che già anche di esoterismo dantesco, insomma si era già occupato di un aspetto di Dante molto preciso, quindi pensava che ogni anno inaugurare la lettura Dantis a Firenze era un onore, sarebbe stato chiamato lui, invece venne chiamato D'Annunzio. Anche lì venne chiamato perché D'Annunzio come personaggio mediatico sarebbe arrivato di più al pubblico, e sull'evento mediatico che della lettura a Orso San Michele, nella chiesa di Orso San Michele, credo che l'ho messa anche prima e dopo, poi ci torniamo, ecco, sulla lettura mediatica di Orso San Michele a Firenze nel 1900, D'Annunzio scrive una lettera bellissima in cui veramente dà i riferimenti e soprattutto ci fa capire l'occhio clinico che aveva per le strategie di marketing pubblicitario. Ve la devo leggere anche questa perché è breve, ma fa capire esattamente che cosa aveva in mente lui per un evento mediatico. Innanzitutto, come sempre, stai in ritardo, chiede ad Annibale Tenneroni: mandami tutto ciò che reperisci su Dante, perché io devo fare questa lettura dantesca. Si sarebbe occupato dell'ottavo canto dell'Inferno. Quindi mandami tutto, in particolare un passo, il famoso seguitando, da cui Boccaccio fa ricominciare un periodo, la scrittura della Divina Commedia, come se fosse stata interrotta. Dice: mandami quel passo così commenterò quello. Poi gli dice: mio caro Annibale, la nuova sala di Dante è veramente magnifica. Questo è il giorno prima dell'inaugurazione. Con i suoi pilastri di pietraforte, con le sue volte a crociera, con i suoi cordoni robusti, quindi sta aggirandosi per le sale per guardare e descrivere, no? La tribuna è decorosa, di stile sobrio, appropriato alla severità dell'architettura. Ecco finalmente una nobile impresa condotta con saggezza. Sono molto lieto di inaugurare domani la lettura pubblica. Ti mando due manoscritti. Ti prego di portare con maggior possibile sollecitudine l'esordio del mio discorso, cioè solo l'incipit, a Luigi Rodi, che era il direttore del giorno.
fa che la prosa sia stampata in caratteri non troppo piccoli e non sia intramezzata da pupazzetti. Onora il nome di Dante, almeno una volta anche nelle gazzette. Ti prego di rivedere al solito attentamente le bozze. La lettura avverrà domani lunedì alle 3 pomeridiane. La cerimonia sarà solenne con l'intervento del sindaco. Telegrafai anche al ministro per chiedere di concedere alcuni arazzi dalle gallerie degli Uffizi. La sala contiene più di 1000 uditori e sarà colma. Non so se il giorno, il giornale, abbia disposto per la cronaca telegrafica dell'avvenimento. Di Allodi che avverte il suo corrispondente, bisognerebbe celebrare questa solennità che ha un carattere nazionale. Vedete come si occupava meticolosamente, in maniera spasmodica, di tutti i dettagli, delle anticipazioni ai giornali, degli articoli, dei corrispondenti che ne dovevano parlare, del ministro, della coreografia nella sala. Questo sarà un motivo della lite con Pascoli. Pascoli dirà che il giudizio, un giudizio lapidario, confesserà ad alcuni amici, D'Annunzio su Filippo Argenti ha ripetuto le solite stupidaggini. Quindi un giudizio tranchant, proprio non ha fatto altro. Dice tutto quanto, questa è la lettura, la scenografia magari colossale, ma la lettura dell'ottavo canto dell'Inferno è stata un disastro. Ma questo sarà un motivo per cui sarà molto risentito Pascoli su questo, su D'Annunzio, arriveranno anche a offendersi, a prendersi a male parole uno con l'altro, però rimarrà il suo punto fermo, perché anche quando arriverà al Vittoriale e dovrà costruire la biblioteca dantesca, D'Annunzio dirà io voglio, a Brewers, che era un altro dei suoi bibliotecari, io voglio una biblioteca dantesca che sia simile a quella del Pascoli. Copiate quella e riportatemela qui. Era un'idea, cioè quella di completare la sua idea, già era colossale la biblioteca dantesca, ha una sezione ben precisa, ancora adesso al Vittoriale si può vedere, no? C'è un busto di Dante che gli avevano regalato degli immigrati di New York, e accanto a quella sezione lui fece colmare quello che mancava, le lacune dei libri che mancavano, eguagliandola a quella della biblioteca dantesca di Pascoli. Insomma, quindi questo legame che avevano Dante, Pascoli e D'Annunzio si ripete anche in questo caso. E poi in un'opera, nel 1912, Contemplazione della morte, che è un'opera in cui D'Annunzio, anche questa poco conosciuta, sconosciuta certe volte e più, cioè non si parla di... è un'opera dedicata a Pascoli, al compianto Pascoli che era appena morto, no? Gli dedica questa lettura, questo ricordo. Successivamente in quella stessa opera mette un altro ricordo a un altro amico scomparso in quello stesso anno, Adolphe Bermond, che gli aveva fatto compagnia negli anni dell'esilio francese, e là in quell'occasione parla di quando discutevano e parlavano di Dante, aveva fatto innamorare la Francia e Adolphe Bermond di questo, del sommo poeta. Cioè anche lì rimette il discorso di Dante, non sto qui a leggervi i passi precisi, però vi assicuro che anche capire questo amore che aveva lui per Dante e come esportarlo anche in Francia rientrava tra le sue priorità. Arrivo alla conclusione, altre poche slide, questo sul Dante Adriacus. Anche qui, in occasione del 1921, il Ministero dell'Istruzione commissiona a Adolfo Le Calleris di fare un ritratto di Dante, però in posa diversa. Vedete, Adolfo Le Calleris, fine pittore, incisore anconetano, aveva fatto questo ritratto di Dante frontale, un ritratto di cui D'Annunzio si innamorò e ne chiese copie su copie, xilografie dell'epoca, ne aveva mandato a tutti, amici, conoscenti, giornalisti, critici, donne di cui si era innamorato, aveva mandato questo ritratto di cui lui era innamoratissimo, e vedete spesso riportato su un angolo, a tutti aggiungeva una dedica a mano sul quadro, proprio per testimoniare il suo legame stretto con l'immagine di Dante, un'immagine nuova di questo, non è solitamente Dante viene sempre visto con l'immagine di profilo, no? Questa è di Adolfo De Calles, l'immagine in cui tiene il libro della commedia con le mani, dice, mani nodose sul testo della commedia, e molti, c'è stata una ricercatrice ultimamente, hanno studiato queste indicazioni che hanno già scritto sui quadri, perché ne sono tantissimi, forse quasi un centinaio mi pare di aver letto,
Studiando queste indicazioni, questa ricercatrice è arrivata alla conclusione che in alcuni avesse lanciato addirittura dei messaggi, tipo a uno, a Mario Ferraguti, professore a Perugia di scienze agrarie, nasconde un messaggio quasi massonico, perché di incoraggiamento ad andare avanti a portare questa lotta ai fratelli Arvali, proprio in uno di questi dì. Quindi pensate anche il legame che aveva ancora con Dante, perché forse aveva letto anche il testo di Pascoli sull'esoterismo dantesco, sulla setta dei fedeli d'amore. Insomma, tanti sono i riferimenti sparsi d'Annunzio che non appaiono in maniera diretta, se non poi le opere di Elettra, quelle che conosciamo, la Lauda e Dante, le opere più famose, ma tanti sono i collegamenti in tutto il corso della sua vita. Un ultimo riferimento, e quello a cui più importante, che mi ricollega anche al testo delle biografie d'Annunziane, biografie dantesche, quando nel 1935 D'Annunzio scrive il libro segreto. È uno dei brani più belli, perché dice a un certo punto di aver fatto un sogno, e in questa dimensione onirica, in questa dimensione del sogno, dice che gli appare una terzina scolastica rinvenuta, una terzina dantesca, senza data, senza indicazione di luogo. Nella pagina 260 del Dante scolastico di Scartazzini, Scartazzini è uno degli autori che gli aveva mandato Tenneroni, no? E dice questa terzina: Gabriele, io mi son tuo terzo nato, che avesti della musa arcana il primo e l'altro non retarono il tuo fato. Del medesimo volume, dice D'Annunzio, trascrivo questi vaneggiamenti nel dormiveglia, vergati in confuso, al veloce impeto di queste parole scritte senza penna, non consente questo Dante, il Dante della cavallata, il Dante priore, il Dante proscritto, il Dante biglioso, libidinoso, rabbioso, imperioso, vendicativo, feroce e crudele, il Dante accoppiato alla gentucca e alla pietra sull'origliere di Beatrice, il Dante violento contro natura che osa svergognare Brunetto, maestro incomparabile, il Dante morituro che trasfonde la sua ombra all'ombra della pinetta di Ravenna e dorso sale in sale il lito di Chiassi, la mia riva adriatica. Certo egli consente se il terzo dei suoi figli battezzato fu Gabriele degli Alighieri. Pure disse a me, a te fia bello averti parte per te stesso. Questo Gabriele degli Alighieri, che lui si è inventato, perché non esiste nessuna biografia dantesca di un terzo figlio. Noi sappiamo dei figli di Dante, di Pietro Alighieri, dei due figli maschi e dell'altra, della figlia, quella che si farà suora, che prenderà il nome di Suor Beatrice. Ma non abbiamo notizie, nessuna delle biografie dantesche di questo terzo figlio. E allora qui ho avuto l'idea che secondo me lui si è inserito come terzo figlio di Dante, quindi come prosecuzione, come profiliazione, che quei 200 versi di Dante che aveva detto in maniera provocatoria e quasi pubblicitaria invece avevano trovato sulla pagina scritta un altro senso. Grazie mille. Bene, ho ascoltato con molto piacere quello che ha detto Mirko Menna e vorrei partire proprio da quest'ultima frase, ossia D'Annunzio che dice la letteratura italiana comincia con 200 versi di Dante. Certo, tutto questo fa parte del personaggio, l'abbiamo già detto, non bisogna credergli, è una forma di gestualità verbale che lui continuamente metteva in evidenza, una forma di spacconeria, insomma, però voluta e naturalmente era pienamente cosciente di dire stupidaggini, insomma. Quello che conta è che, se vogliamo continuare sulla sua scia, che nonostante tutto poi 200 versi di Dante li salvano, quindi non azzera tutto, il che significa che insomma la sua dell'inferno, però comunque la sua passione per Dante è inevitabile, e questo è testimoniato non solo da quello che è stato detto, ma anche da altre fonti, da altre testimonianze, insomma. E basta dire che l'omaggio forse più importante che lui fa
a Dante Alighieri e la Francesca da Rimini, ossia questa opera che lui scrive ai primi del Novecento, che naturalmente è una sceneggiatura drammatica del famoso episodio del canto quinto dell'Inferno, episodio che era stato indubbiamente molto trattato anche in precedenza. La prima tragedia che parla in teatro della Francesca da Rimini è quella di Silvio Pellico. Siamo nel 1815, quindi agli albori, diciamo, del Risorgimento italiano. Pellico trasforma questa storia amorosa che Dante ci racconta in un tema politico, in fondo, no? Ed è il momento in cui comincia a nascere l'idea di un Dante padre della patria, cioè un Dante che ha un'identità italiana ben precisa, tant'è che qualcuno di recente, in questi libretti che girano in questo periodo fatti da giornalisti un po' così inesperti, parlano di Dante che ha inventato l'Italia. Dante non ha inventato l'Italia, Dante è stato inventato dall'Italia, cioè l'Italia che inventa Dante, perché prima di questo periodo risorgimentale Dante era considerato quasi nulla, invece gli veniva preferito prevalentemente Petrarca. Poi da questo momento in poi, dal Risorgimento in avanti, diventa sostanzialmente l'identità italiana per eccellenza, tant'è che nel 1865 ci furono le prime celebrazioni nazionali, diciamo, di Dante, in occasione del centenario della nascita, e a Firenze fu inaugurata la statua che tuttora c'è in Piazza Santa Croce. Dante diventa, diciamo, il simbolo dell'Italia, però il concetto che Dante ha dell'Italia non è il nostro. Il concetto che Dante dell'Italia è quello di Virgilio, cioè l'Italia umilemque Italiam, l'Italia dove approdò Enea, eccetera, eccetera, e poi per la fondazione dell'impero romano, insomma è un concetto completamente diverso da quello che si intende giornalisticamente, insomma. In ogni caso questa storia della Francesca da Rimini è una storia che prende tantissimo, viene raccontata da Dante e bisogna ancora sottolineare che è stata inventata da Dante. Non esiste alcun documento per quanto riguarda, non so, le ricerche che si sono fatte tra i codici, per esempio, dell'epoca, i codici medievali, dell'ambiente riminese, ravennate, eccetera, eccetera, che accennano a questo episodio famoso. Quindi Dante inventa la storia di Francesca e di Paolo. La storia è interessante, D'Annunzio la definisce con un'espressione molto incisiva, dice poema di sangue e di lussuria. Insomma, la sua opera è un'opera, appunto, un poema di sangue, perché nel senso che i due vengono trucidati, no? Vengono ammazzati insieme, e poi di lussuria, naturalmente, perché il concetto, diciamo così, della lussuria, quindi della sessualità, è quello che finora è stato un po' nascosto. Si è sempre pensato a questo episodio dal punto di vista quasi romantico, no? Si è visto questo episodio come un episodio d'amore, diciamo così, di dolcezza, di delicatezza, eccetera, eccetera. Questa è colpa di alcuni critici del passato, prima di tutti di Foscolo. Foscolo dà per esempio un'immagine di Francesca come una donna presa dalla passione, così talmente forte che da giustificare anche il suo atto ingiusto, il suo atto di peccato, e dice che era talmente forte questa passione che addirittura poteva quasi dialogare con Dio nonostante fosse nell'inferno. Questo dice Foscolo. Un altro grande critico italiano, che era Francesco De Santis, parla di questa
questa storia di Paolo e Francesca, dice: c'è qui dentro un'aura di tenerezza e di dolcezza che alita per tutto il canto, dice, una delicatezza di sentimenti squisita ed una cotal morbidezza e direi quasi mollezza femminile in che è l'incanto di queste creature. Vedete, è il linguaggio romantico di chi appunto vede nella storia di Paolo e Francesca una storia di due innamorati infelici. Allora D'Annunzio invece capovolge le cose, ma le capovolge in sintonia perfetta con Dante, perché bisogna anche immaginare che se noi rileggiamo il canto di Paolo e Francesca, il canto quinto dell'Inferno, dobbiamo leggerlo stando attaccati al testo. Il testo ci dà delle indicazioni completamente diverse da quelle che emergono dal giudizio di De Santis, dal giudizio di Ugo Foscolo, eccetera, eccetera. Ma prima di arrivare a questo, diciamo come D'Annunzio a un certo punto si riferisce a Dante, come gli viene in mente di scrivere una Francesca da Rimini. Gli viene in mente perché questa storia, come dicevo prima, è stata già raccontata anche in teatro, comincia Silvio Pellico, ma poi ci sono tante Francesche che nascono nell'ambito dell'Ottocento di autori minori, minimi, eccetera, quasi dimenticati, tant'è che un critico dell'epoca, che era Ferdinando Martini, scrive un lungo saggio intitolato Storia della Francesca da Rimini, cioè da teatro, delle varie rappresentazioni che si sono tenute di questo personaggio a teatro. E questo saggio esce nel 1895. Qualche anno dopo D'Annunzio pensa a scrivere la Francesca da Rimini, quindi c'è sicuramente un nesso tra l'uscita di questo saggio che riepilogava un po' le varie Francesche che erano state rappresentate a teatro e quindi la sua idea di scrivere, rimettere anche lui insomma questo episodio in teatro, naturalmente a suo modo. Ma c'è un'altra componente che lo spinge verso questo, cioè nella seconda metà dell'Ottocento si instaura anche in Italia, ma in tutta Europa direi, una sorta di clima medievaleggiante, cioè un ritorno al Medioevo, un gusto che deriva non tanto dalla storia, quanto dalla preziosità, dal decoro, dal fatto che il Medioevo dava insomma immagini, diciamo così, di un amore gentile, eccetera. Poi diciamo l'aspetto dantesco, che era molto importante, per esempio pittori come Dante Gabriel Rossetti che raccontano la storia di Dante, della vita nuova, con dei dipinti memorabili. Anche in Inghilterra Dante viene tradotto per esempio per la prima volta, Dante Gabriel Rossetti traduce la vita nuova, il fratello William Michael traduce l'inferno, quindi c'è una diffusione di un gusto diciamo così medievaleggiante che fa capolino soprattutto nell'Ottocento europeo e D'Annunzio naturalmente non fa altro che accostarsi a questo clima. Dante Gabriel Rossetti, che aveva questo cognome italiano ma naturalmente era nato in Inghilterra, figlio di Gabriele Rossetti, patriota esule in Inghilterra, raccoglie un sontuoso volume, una sontuosa antologia intitolata Early Italian Poets, cioè i primi poeti italiani. È una antologia sontuosa, ricchissima, fatta di autori che tutt'oggi noi non conosciamo. Quindi lui dall'Inghilterra è riuscito in qualche modo a mettere insieme questo. Ora, tutto questo clima naturalmente non fa altro che ispirare appunto D'Annunzio. D'Annunzio in questo periodo fa un viaggio in Grecia e si racconta, lo dice lui stesso, che a Corfù, nel caldo che faceva sotto un albero, rilesse la Divina Commedia. E questo fatto, siamo alla fine del secolo, alla fine dell'Ottocento, questo fatto lo porta naturalmente a mettere nero su carta e quindi a cominciare a scrivere questo lavoro che appunto è la Francesca da Rimini. E, che cos'è questa Francesca in fondo? È una storia fosca, una storia, una vicenda adulterina, ecco, di due cognati, finita nel sangue, detto in poche parole.
E quindi diviene da Dante in poi fin troppo nota, rimbalza innumerevoli volte, come abbiamo detto, sul palcoscenico. Era pane per i denti di D'Annunzio, sostanzialmente. C'è una storia fosca tra due cognati. Il fatto che ci fossero due cognati, quindi due parenti in qualche modo, c'è cioè una specie di, insomma, di incesto o di pseudo-incesto, è una cosa che attirava molto D'Annunzio, a tal punto che se noi facciamo una ricerca nei suoi testi, questo fatto, diciamo, dei cognati che finiscono per consumare sessualmente il loro rapporto esiste già nella produzione d'Annunziana. Pensate, per esempio, c'è una novella intitolata La veglia funebre. La veglia funebre è una novella che fa scalpore, perché ci sono due persone che stanno a vegliare il morto. C'è un morto, una bara, lei è la moglie del morto e lui è il cognato, e a un certo punto, mentre passa la notte e si avvicina all'alba, i due si trovano abbracciati sotto la bara. Insomma, questo è quanto racconta D'Annunzio della veglia funebre, ma naturalmente è uno spunto che lui prende da Maupassant, cioè che è uno scrittore francese, Missarie, una novella molto simile, ma l'immagine, l'archetipo di tutto è la matrona di Efeso, appunto, del Satiricon, insomma. Quindi lui va alla ricerca di tutto questo, e quindi la Francesca da Rimini è indubbiamente una storia che lo affascina da questo punto di vista. Una storia medievale, infatti, leggendo il testo c'è una ricostruzione, potremmo dire capillare, di quel clima, un clima fatto di mercatanti, di damigelle, di ghirlande, di atti di grazia, insomma, di astrologi, di musici, insomma, bellezza direi decorativa, insomma, dell'evasione. Però ecco, qui c'è questa storia poi di lussuria. E anzi, rispetto all'episodio di Dante, che racconta Dante, D'Annunzio aggiunge degli elementi nuovi. Per esempio, inventa il personaggio di Malatestino, che non c'è in Dante. Malatestino è il fratello di Gianciotto. Gianciotto è colui che ammazza i due, quindi il marito di Francesca. E questo Malatestino è un ragazzo che è geloso del fratello, perché lui vorrebbe amare lui, Francesca, ma Francesca lo respinge. Allora lui cosa fa? Racconta al fratello più grande che Francesca se la intendeva con Paolo. E questa cosa scatena naturalmente l'ira. Prima naturalmente l'inseguimento da parte di Gianciotto, che segue i due finché arriva il momento e entra nella stanza. La Francesca di Dante dirà: soli eravamo e senza alcun sospetto, ma ovviamente entra Gianciotto, irrompe nella stanza e li trucida entrambi, li ammazza con un solo colpo mentre stavano consumando l'atto sessuale. Questa è la storia nuda e cruda, insomma. E nell'opera di D'Annunzio, nel teatro, a un certo punto questa scena è tra le più incisive. Irrompe nella stanza Gianciotto e vengono ammazzati i due, e i due attori, diciamo così, hanno un tonfo sordo, cioè cascano proprio sulla scena di peso, creando, insomma, un macabro effetto, direi quasi da teatro dell'orrore, insomma. Quindi D'Annunzio si diverte ad aggiungere altri elementi a quello che invece non c'è, diciamo, in Dante, che racconta la scena di per sé, eccetera eccetera. Ora, ho detto all'inizio che D'Annunzio non si discosta da Dante. Perché? Perché noi dobbiamo dare dell'interpretazione del canto di Francesca non un'interpretazione romantica, come appunto quella di Foscolo, di De Santis, e anche sostanzialmente di tutta la critica, di tutti i commenti, che insomma un po' per pudore e un po' per ignoranza, insomma, non sottolineano questo aspetto, diciamo, vitale della passione sessuale, che è un elemento fondamentale.
Sostanzialmente Dante dice, ricordiamo un po' il canto quinto, come si apre il canto quinto? Il canto quinto inquadra Virgilio e Dante che entrano, diciamo, nel secondo cerchio, e questo secondo cerchio è pienamente poco illuminato, direi che addirittura buio, si sentono solamente delle voci, cioè Dante instaura quasi l'audio ma non il video, cioè non si vede nulla, è tutto buio. E si sentono delle voci, queste voci sono, che voci sono? Dei lamenti. Lamenti di gente, di centinaia, di migliaia di persone che sono in questo posto, lamenti che sono lamenti quasi di una goduria sessuale di altri tempi, si addirittura si vede, si nomina il Minotauro. Il Minotauro è colui che ha aggredito appunto Pasifae, insomma un incesto storico, mitologico. E questo è il canto dei lussuriosi. Allora, Dante a un certo punto comincia a descrivere i personaggi di questo canto e i personaggi storici che vengono presentati sono Semiramide. Pensate, Semiramide è stata colei che nel suo regno aveva legalizzato la prostituzione. Poi, appunto, Didone che non aveva onorato le ceneri di Sicheo, del marito, e si era messa con Eneo, e così via, Cleopatra, insomma tutte donne morte per passione d'amore, cioè ingannate dall'amore, e quindi amore e morte. Ora, in questo contesto noi troviamo Paolo e Francesca. A un certo punto Dante guarda in alto e vede questa miriade di persone, di lussuriosi, che sono tanti, migliaia addirittura, non li distingue, sono masse enormi, e tra questi due, tra questa massa enorme, si distinguono due persone che insieme vanno, dice lui, cioè, attenzione, vanno, a differenza degli altri che vanno per conto loro, questi due vanno insieme. Che cosa significa? Che vanno a braccetto, che vanno mano nella mano? Insomma, il discorso è un po' complicato. I due sono uniti, cioè nel senso che hanno ricevuto un destino nell'eternità parallelo a quello che avevano in terra. Così come sono stati ammazzati, trucidati insieme, continuano a fare la stessa cosa nell'eternità. Perché questo fa parte del meccanismo di Dante, cioè di quello che si chiama in gergo la pena sensus, cioè o contrapasso se volete, che non è una ritorsione. Il contrapasso è una forma di continuazione in qualche modo di ciò che si faceva in terra. Noi siamo, dice Dante, siamo figure di noi, siamo anticipazioni di quello che saremo, e quindi continueremo a fare nell'oltretomba ciò che noi facciamo sulla terra. L'uomo sulla terra è figura di se stesso. Gli ebrei sono figure di noi, sono figure dei cristiani, sono anticipazioni, figura nel senso di anticipazione, non di disegno, insomma. E allora, secondo questo principio che prende tutte le anime dell'inferno e anche del purgatorio in avanti, eccetera, il principio è questo: i due sono due lussuriosi che continuano ad amarsi inevitabilmente nello stesso modo come si amavano in terra. Perché questo è il principio. Se noi analizziamo che cosa c'è prima di loro, il canto per esempio terzo, cioè il canto degli ignavi. Gli ignavi sono personaggi che in terra non hanno scelto di fare nulla, né di decidere qualcosa. Ce ne sono tante, ne conosciamo anche noi, tantissime di persone che sono degli ignavi, che sono incapaci di agire, no? Di decidere. No? E proprio questa, che è un vero peccato, secondo Dante, sono costretti nell'oltretomba invece a inseguire un vessillo che non significa nulla, proprio è una specie di controindicazione, di punizione. Gli avari prodighi continuano ad essere avari e prodighi anche nell'oltretomba, non so, i golosi,
pensate, coloro che nella loro terra amavano mangiare, andavano di qua e di là, sapete come sono puniti nell'Ottocento? Mangiando gli escrementi. Quindi c'è una contrapposizione. Allora, se tutto ciò corrisponde, no? Corrisponde, tutto ciò che c'è sulla terra diventa poi eterno nell'aldilà, Paolo e Francesca continuano ad amarsi, purtroppo, in questo caso dobbiamo dire purtroppo, nell'aldilà, così come erano stati colti dalla spada di Gian Giotto nell'atto d'amore. Quindi Dante rappresenta una figura che poi è unica, che lo sorprende in maniera incredibile. Cioè, tutti gli altri stanno ognuno per conto proprio, questi due vanno insieme uniti, e allora veramente non sa che dire. E Virgilio, che lo accompagna, nota questa perplessità di Dante e c'è una frase importante che dice: che pense, cioè che stai pensando quando hai visto questa scena che non ti aspettavi, cioè è unica questa scena, perché sono due persone che vanno insieme, cioè sono uniti concentricamente. E tant'è che a un certo punto ci sono delle spie del testo che ce lo testimoniano. A un certo punto Francesca dirà: questi, indicando Paolo, che mai da me non fia diviso, cioè che non sarà mai diviso da me, che significa che sono uniti, qui non sarà mai distaccato da me perché è unito a me. Quindi questo è uno degli esempi, insomma, del linguaggio che Dante usa nel canto, e tutto in direzione di questa unità, diciamo così. Poi ci sono ancora altre frasi che lo testimoniano, per esempio il fatto che furono in qualche modo così, andarono verso questo doloroso passo, come dice Dante stesso. Per esempio, dice: noi che il nostro mal perverso, usano sempre il plurale, noi udiremo e parleremo. Poi Francesca accusa Paolo dicendo: costui mi prese, costui che si innamorò della bella persona, si innamora del corpo di Francesca. E quindi dice: questo amore, che doveva essere un amore gentile, quindi secondo i canoni stilnovistici, si è invece trasformato in amore passione. E in questo canto, in questo girone, ci sono coloro, dice Dante, che sottomisero la ragione al talento, e quindi naturalmente si tratta di lussuriosi. Dice: a un certo punto talmente forte questo amore materiale che, secondo il senso etimologico, dice ancora m'offende. Ma m'offende nella critica normale si pensa che sia il modo come Francesca sia stata ammazzata da Gian Giotto, è il modo ancora m'offende. Ma nessuno tiene conto che offendere viene dal verbo obfendere, che appunto significa sostanzialmente legati, cioè sono praticamente due personaggi che sono legati l'uno all'altro. E il significato vero di offense significa anime vinte, travagliate, quindi sono praticamente, vivono in questa condizione, quel modo che ancora mi tiene vincolata a lui, questo è il significato del verso, e che è causa del mio male e del mio perenne tormento. Quindi insomma siamo di fronte ad una rappresentazione, diciamo così, icastica e incisiva. Poi c'è questa tiritera che Francesca fa sull'amore: amor che al cor gentil ratto s'apprende, eccetera eccetera, amor che a nulla amato amar perdona, insomma versi celebri, eccetera eccetera. Allora proviamo a vedere che cosa significa questo. Francesca fa una specie di teoria dell'amore
che è la teoria che è tipica dello stil novo, perché Francesca è una donna di corte e quindi come donna di corte naturalmente ha una cultura di corte. Le donne di allora, parliamo delle donne del 200, donne che appartenevano ad una corte importante, come appunto quella di Malatesta per esempio, erano donne colte, donne che leggevano. E la causa di tutto questo processo, diciamo, amoroso, fu un libro. Galeotto fu il libro, e chi lo scrisse? Il libro di Lancillotto e Ginevra. Cioè, e come diciamo oggi le fiction televisive, che cosa servono? Servono, diciamo, uno si riconosce in quello che vede, no? Ecco il grande successo popolare. Allora i libri praticamente erano il vademecum delle donne colte. Questo libro d'amore in cui si raccontava la storia di Lancillotto e di Ginevra è il libro che aizza in qualche modo la passione di Francesca, e quando i due si trovano a leggerla, nel momento in cui c'è la scena del bacio, indubbiamente l'uno si lascia andare, quindi i due abbandonano quella timidezza che coglie i due innamorati e subentra invece quello che in gergo si chiama l'impetus, cioè il momento in cui i due lasciano tutte le moine e si baciano, no? Quel bacio non è lì il momento in cui arriva Giangiotto, attenzione, il bacio è stato il momento in cui la passione adulterina è scattata, e quindi i due si sono amati e continuate ad amare per un tempo illimitato che noi non conosciamo, finché la loro relazione è stata scoperta. Quindi hanno sottomesso la ragione al talento, anziché prendere coscienza dell'errore che stavano facendo, continuano imperterriti a farlo, e quindi meritano questa punizione, che è quella di continuare ad amarsi in quel modo, sessualmente, anche dopo la morte. Quindi questo è, insomma, un aspetto che bisogna cogliere, insomma, per vedere la tragicità dell'episodio di Paolo e Francesca, che non è, insomma, fatto di due colombe dal desio chiamate, come appunto sono quali colombe dal desio chiamate, che vengono in qualche modo apportate dalla bufera, insomma, che sono un unico corpo, quindi accondiscendono anche alle mosse stesse, alla violenza della bufera che li porta fino a Dante. E quindi è questo il discorso che naturalmente viene colto completamente da D'Annunzio. D'Annunzio rappresenta una storia come dice giustamente, di sangue e di lussuria, e la traspone sul teatro. Dicevo prima, e poi concludiamo, che questa storia fu anche, per esempio, amata molto da Boccaccio. Beh, immagino, proprio perché c'era questo risvolto sessuale, addirittura nelle esposizioni sopra la commedia Boccaccio ne fa quasi la 101esima storia del Decameron, quindi siamo, insomma, in un clima, diciamo così, abbastanza evidente, insomma. Dicevo di Francesca, che è donna di corte e che racconta l'amore, il famoso verso amor che a nulla amato amar perdona, un verso difficile, complesso, che ha scatenato molte discussioni. Però attenzione, Dante dice sempre che bisogna stare alla lettera, tutti i testi devono essere letti prima letteralmente e poi con significati aggiunti, allegorici, cioè simbolici. Ora, se noi leggiamo il testo così com'è, amor che a nulla amato amar perdona, cosa significa? Significa che se io amo, posso o devo essere inevitabilmente riamato. Questa è la lettera ed è la verità, perché questo Dante lo prende dal manuale dell'amore. Il manuale dell'amore medievale è il De Amore di Andrea Cappellano, in cui c'è una frase che appunto è stata solo tradotta da Dante, che dice le stesse cose. Cioè praticamente chi ama viene inevitabilmente riamato, dice Andrea Cappellano.
L'ambiente cortese portava sì che il saluto che il, diciamo, il cavaliere faceva alla donna era un saluto di omaggio alla bellezza, e questo saluto veniva corrisposto dalla donna. Era un'educazione naturalmente tipica dell'ambiente cortese, e quindi era, diciamo, una scortesia non rispondere al saluto e alla bellezza, insomma. Se non che dice Francesca, attenzione: amor che nulla amato amar perdona, mi prese del costui piacer sì forte che, come vedi, ancora non mi abbandona. Cioè, noi siamo andati oltre questo stadio, cioè non ci siamo fermati all'amore virtù che è quella che, della giovinezza di Dante, siamo andati oltre verso l'amore passione, e quindi questo ci ha portato alla condizione attuale, insomma. E queste diciamo considerazioni sono dovute naturalmente a una certa letteratura che Dante conosceva. Abbiamo detto il De Amore di Andrea Cappellano, ma ci sono anche delle prediche, per esempio di Giordano da Pisa, dove si dice che appunto chi ama viene inevitabilmente riamato. Certo, Giordano da Pisa era un frate, quindi si riferiva all'amore divino, cioè se io amo Dio, Dio mi riama, ma qui invece la cosa viene laicizzata, viene portata, insomma, in un ambiente laico, e quindi Andrea Cappellano era naturalmente un testo, questo del De Amore, che conoscevano tutti, diciamo, gli intellettuali medievali di questo periodo, ed è senz'altro, diciamo, il testo che ispira naturalmente la teoria dell'amore di Dante. Amare, che cosa significa amare? Pensate, amare viene da amo, cioè uncinare, cioè catturare, quindi questo è il concetto. L'uomo è agganciato all'amore, che è malattia, forza terribile, che però va dominata, è trasformata in fonte di ogni bene. Invece ciò che scaturisce da questa educazione alla virtù, che è appunto la cortesia, viene in qualche modo tradita dalla passione, dall'irruenza, dall'impetus, cioè diciamo da quello che è la passione sessuale. Quindi è questa unione fisica tra i due personaggi che viene reiterata in eterno, è quello che sconvolge Dante. Dante alla fine di questo canto sviene, cioè è l'unico momento in tutta la Divina Commedia in cui lui perde i sensi, ma perde i sensi non per pietà, come dice qualcuno, cioè perché è impressionato dalla fragilità umana. No, insomma, va ben oltre questo. Cioè, è impressionato da questa scena inusitata di vedere due amanti che continuano forzatamente ad amarsi, appunto, in eterno, insomma. Ecco. Grazie, questo è quello che volevo dire. Prima di chiudere, volevo intanto ringraziare l'amministrazione comunale per l'organizzazione di questo evento e nella persona del consigliere Federica Di Giuseppe e anche degli altri membri del consiglio comunale che vedo qui presente, quindi grazie ancora. Ma grazie a te, grazie a voi, grazie per aver accolto il nostro invito, per noi è stato un grande onore. Ah, ok, scusatemi, l'inesperienza. Se ci sono domande, prego. Rompo io il gelo un po', perché io pensavo che il professore forse lo dicesse, perché naturalmente ho già ascoltato questa lezione in altre occasioni, ma il famoso verso, quello del il modo ancora m'offende, mi pare molto interessante, a parte il fatto dell'offendere, del dividere, no? Che non ci divide ancora, ma anche il termine modo, no? Che aveva trovato una fonte molto interessante per spiegare, cioè non è solo il semplice modo ancora m'offende, no? No, questo è un elemento importante, mi sfuggiva adesso nella foga del parlare, il modo ancora m'offende. Allora, come dicevo prima, la maggior parte degli interpreti dice il modo, cioè riferito al modo di Gianciotto che ammazza in maniera irruenta i due, insomma,
Ma questo è ovvio, se uno ammazza uno con la spada, insomma, non può essere delicato. Quindi, secondo me il significato è un altro. Il modo, ancora mi offende, dipende dal latino modus. Il modus è una forma, diciamo così, della posizione sessuale. Se voi pensate, anticamente, quando le persone andavano ai bagni pubblici, nelle saune, eccetera, eccetera, come si usava, a Pompei, eccetera, eccetera, c'erano, sapete, a coloro che entravano in questo, davano delle tavolette che erano, si chiamano spintrie, erano delle raffigurazioni sessuali, cioè di modus amorosi, cioè è un passatempo, naturalmente, pornografico, diremmo oggi, no? Ecco, questo modus, naturalmente, il modo ancora mi offende, cioè Francesca è offesa nella sua dignità di donna, perché Dante la rappresenta in questo modus, cioè mentre fa l'amore in eterno con Paolo, questa è l'offesa, cioè è veramente la dignità della donna che viene, insomma, così toccata dal modo come Dante dà l'immagine di questi due. Quindi questo, insomma, naturalmente le spintrie sono qualcosa di noto, insomma, per chi studia l'antichità classica, la vita quotidiana di Roma, eccetera, eccetera. Cioè, insomma, non erano molto diversi dalla modernità, tutto sommato. Cioè, la pornografia era allora molto adoperata. Ma non basta solo l'antichità classica. Pensate che questo patto dei modus arriva fino a Giulio Romano, fino al 500, fino, non so, all'Aretino, che scrive tutti i sonetti appunto pornografici, insomma, eccetera. Quindi Paolo e Francesca sono sostanzialmente non quella coppia gentile a cui rimpara amore, insomma, è sostanzialmente una coppia sessuale, che purtroppo viene rappresentata in questo modo, e sono costretti, diciamo così, a proseguire, diciamo, il loro amore passionale dalla terra verso l'eterno. Qualche intervento? Qualcuno vuole fare qualche domanda? Allora posso concludere, va bene, grazie. Allora, riprendo i ringraziamenti di prima, grazie professor Oliva, grazie professor Menna per aver accettato il nostro invito, per noi è davvero un onore avervi qui questa sera, perché ci avete regalato proprio una bella pagina di letteratura, insomma ci avete permesso di approfondire in maniera così dettagliata e interessante anche il canto di Paolo e Francesca, che forse è uno dei più noti della Divina Commedia, e quindi lo conosciamo questa sera sotto una luce nuova, e poi per aver approfondito un po' i rapporti che magari uno non ci pensa, è inusuale, ecco, pensare al rapporto tra D'Annunzio e Dante così distanti nel tempo, e invece sono così vicini in effetti. Quindi per me personalmente è stato molto interessante, perché ho potuto imparare anche qualcosa di nuovo. E quindi grazie mille, grazie a voi che siete stati qui con noi, grazie all'architetto Maria Carmela Ricci per essere intervenuta, e tanti auguri per la sua attività ventennale di informazione qui a Casoli. Io vi faccio gli auguri da parte mia e di tutta l'amministrazione e il Consiglio Comunale di un sereno Natale, e per i saluti io mi affido a un ambasciatore, diciamo un ospite molto speciale che è qui stasera con noi, e quindi chiamerei sul palco il piccolo Nicolò. Vediamo se si sente. Vieni Nicolò. Vieni. Dai. A te il compito di dare i saluti, dai. Vai.
Grazie, ciao. Grazie.